Dice bene alla Nuova Valle, dicono anzi bene alla Nuova Valle delle partite dei derby qui nella zona, dopo aver battuto la Marone oggi viene a vincere qui a Girifalco contro l'US, un 2-1, diciamo sostanzialmente meritato anche un po' per le colpe della difesa della Girifalco. Natale Bilotto, il collaboratore di Mister Lo Iarro, che purtroppo non ha voluto parlare perché giustamente è amareggiato. Dicevamo forse vi siete svegliati un po' troppo tardi, nel secondo tempo avete raggiunto 1-2 proprio al 90° e poi non c'era più il tempo. Sì, effettivamente, come ha detto lei, un po' rammaricati perché comunque abbiamo questa problematica sulla parte difensiva. È dall'inizio del campionato che abbiamo la mancanza di due difensori centrali e cerchiamo di adattarli. E nonostante comunque ci dicono tutti che abbiamo un ottimo gioco, comunque sì, abbiamo difficoltà sulle ripartenze. Purtroppo ci ha penalizzato queste ultime partite e non solo, quindi adesso abbiamo avuto questo problema, non riusciamo diciamo, a portare questi punti almeno nelle partite in casa, ma ci stiamo lavorando e speriamo che riusciamo a risolvere questa problematica. Merito comunque sia al Valle Fiorita che giustamente su due errori nostri, anche sulla traversa che hanno preso, ci sono stati gli errori nostri sulla difesa. Nel secondo tempo abbiamo fatto diciamo, buono, anche se potevamo fare molto di più, abbiamo diciamo, un pochettino perso dei palloni a centrocampo, però diciamo, siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo fare molto molto di più. Mister Cossari della Nuova Valle, dicevo che vi portano bene un pochettino i derby perché avete battuto la Marone, oggi venite a vincere qui a Girifalco, una partita diciamo, che si poteva presentare difficile nonostante le condizioni e la classifica dell'Euro, scusa, dell'US. Sì, è stata comunque una partita difficile, sapevamo delle difficoltà perché comunque il Girifalco a me è piaciuto, fa un buon calcio e quindi eravamo consapevoli della difficile trasferta di Girifalco. È andata bene, abbiamo vinto, siamo in un periodo positivo, quindi abbiamo vinto la Marone, abbiamo vinto Girifalco, quindi in questo momento siamo Ma contenti. come si dice nel calcio non si può mai dormire tranquilli perché poi alla fine avete rischiato addirittura di farvi raggiungere. Sì, era veramente un peccato. Abbiamo sofferto gli ultimi 5 minuti perché abbiamo preso quel gol che abbiamo perso una palla in uscita. Dobbiamo migliorare su alcuni aspetti. Già in settimana si lavora e quindi abbiamo preso questo gol a 2-3 minuti dalla fine. Quindi poi gli ultimi 5 minuti con il recupero compreso è stata dura. Però siamo riusciti a portare a termine questa vittoria. Erano importanti i 3 punti. La classifica dice bene, anche se pare che ci sia questo Verzino, questo Cerva che abbiano cattive intenzioni dal punto di vista tra virgolette. Sì, io penso che ci sono 5-6 squadre che sono veramente forti. Noi eravamo partiti con un obiettivo diverso. Era importante, viste le ultime stagioni del Valle, cercare di fare un campionato dignitoso. In questo momento la classifica ci sorride, ci siamo anche noi in queste 5-6 squadre. Vediamo se riusciamo a mantenere questa costanza di risultati. A questo punto ci proviamo a fare i playoff. Verzino forse è una marcia in più, però il Cerva è una bella squadra e del resto Questo anche il San oltretutto questa Mauro. attaccata che ha preso. Sì, c'è Marrazzo adesso del Cerva, quindi si è rinforzato ancora di più. Il Caraffa, io l'ho visto domenica scorsa, ci ha fatto soffrire, è stata una bellissima partita, ha fatto anche il Caraffa un buon calcio e quindi io penso che anche il Caraffa fino alla fine dirà la sua per quanto riguarda i playoff.